Andrea, un risultato di questo allenamento congiunto che dà fiducia, ma c'è ancora tanto da fare. Sì, c'è tanto da lavorare, lo sappiamo, stiamo lavorando anche tanto, quindi sapevamo che all'inizio saremmo stati un po' sulle gambe, come lo siamo stati, però ci sono tanti segnali positivi, la squadra è forte e, come ho detto, abbiamo fatto un buon test e siamo contenti. Ora dobbiamo continuare a lavorare per preparare, diciamo, le prime partite di campionato. È stato provato nei quattro di centrocampo, può essere una soluzione? Sì, con il mister qualche anno fa, quando abbiamo vinto a Manfredonia, ho giocato la prima parte di stagione quarto di centrocampo, poi ho giocato terzo di difesa, quindi io sono a disposizione del mister e ovunque lui mi voglia schierare, io sono a disposizione della squadra. Andrea, questo è un Barletta tutto nuovo, tu sei l'unico reduce di quello che era invece il Barletta dello scorso anno. Senti un peso, una responsabilità maggiore anche rispetto ai tuoi compagni dopo quello che è successo? Sì, devo dire la verità, sì. Sinceramente ho una ferita abbastanza profonda ancora aperta e spero di poterla, diciamo, chiudere insieme al gruppo, insieme alla squadra e rendere felice la piazza, perché lo merita dopo la disfatta dell'anno scorso. Sono veramente orgoglioso di essere rimasto qua e ce la metterò tutta insieme ai compagni per poter ottenere grandi risultati qui a Barletta, perché è quello che merita.